E come promesso continuiamo ad occuparci di occhi insieme al dottor Saverio Luccarelli, oftalmologo dell'ospedale San Giuseppe di Milano. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno, grazie. Innanzitutto, quali sono i disturbi più comuni che riguardano i nostri occhi? Allora, i difetti della vista, più tecnicamente chiamati difetti di refrazione, sono delle condizioni che non ci consentono di mettere bene a fuoco le immagini sulla retina. Sono essenzialmente tre e si chiamano miopia, ipermetropia, astigmatismo. Nella miopia non si vedono bene a fuoco le immagini provenienti da lontano, mentre nell'ipermetropia astigmatismo, per diverse ragioni, non è possibile mettere bene a fuoco le immagini sia da lontano che da vicino. Poi esiste una quarta condizione che però non è patologica, è fisiologica, nel senso che interessa tutti dopo i 45-50 anni, e si chiama presbiopia. E non ci fa mettere bene a fuoco le cose da vicino, ma un fenomeno progressivo che interessa a tutti. Sempre più persone però sembrano avere disturbi alla vista. È possibile? Cioè, sta peggiorando la vista? In effetti i numeri ci dicono che negli ultimi 40 anni il numero delle persone miopi è aumentato dal 13 al 25%, sono quasi raddoppiati. Interessano quindi in Italia una persona su quattro. In Europa le cose non vanno meglio, proprio perché interessano quasi una persona su tre. E questo pare che sia un fenomeno di maggior aumento nei paesi in cui massicciamente le nuove tecnologie, intendo i tablet, tutti i supporti digitali, a cui telefonini, siamo collegati, esatto, attaccati tutto il giorno. Esatto, e utilizzandoli per molte ore al giorno, noi praticamente sforziamo la vista da vicino e l'occhio si adatta e quasi si disabitua a vedere per lontano. Qualora avessimo dei problemi alla vista, però oggi c'è anche la tecnologia che ci sostiene maggiormente, perché appunto una volta c'erano soltanto gli occhiali, poi sono arrivate le lenti a contatto, poi è arrivato il laser. Certo, il laser, infatti con la chirurgia refrattiva, che appunto è un tipo di tecniche chirurgiche che ci aiutano proprio a eliminare sia le lenti a contatto che gli occhiali. Ma sono interventi che si possono consigliare a tutti oppure non tutti li possono fare? Questo no, bisogna valutare in maniera molto attenta il singolo caso, quindi in base all'entità del difetto e alle esigenze del paziente si procede in una serie di esami che sono molto meticolosi, perché bisogna appunto soddisfare dei criteri di inclusione molto stretti. Il successo è garantito in che percentuale? Garantito non c'è mai nulla al mondo, però qui siamo sul? Dal 95%, tranquilla, 95-98%, dipende dai casi. Quindi si può essere sicuri che una volta fatti tutti gli esami del caso, se il nostro esperto ci dice puoi fare questo intervento, di ottenere un enorme risultato e un enorme beneficio. Io però, se sei d'accordo, approfitterei della tua presenza per fare un check ai miei occhi. 20 anni fa avevo 11 decimi, oggi? Lo scopriremo. Con il test che stai realizzando su di me, vediamo un po'. Esatto, allora adesso ti metto una lentina, dirmi se vedi meglio. Decisamente peggio. Proviamo invece adesso a mettere quest'altra lentina e vediamo che cosa cambia. Peggio ancora. Invece la visione migliore ce l'hai così, forse? Per ora sì. Bene, questa riesci a leggerla? Z. Questa invece? V. Quest'altra? Z. Questa? Z. E. P. Beh, questi sono 12 decimi. Vediamo invece con l'altro occhietto. Allora passiamo subito alle più difficili. P. V. H. N. Promossa. 12 decimi anche di qua. 12 decimi! I disturbi della vista. In Italia, negli ultimi 40 anni, la percentuale di persone con problemi alla vista è passata dal 13 al 25%. Nel nostro paese, oggi, quasi una persona su quattro ha problemi alla vista. In Europa, la percentuale è ancora più alta, quasi uno su tre. Dal 95 al 98% è la percentuale di successo degli interventi di chirurgia refrattiva.